Siamo a Villa Grabau in Toscana, a Lucca. La Villa Grabau è una delle ville importanti della Lucchesia e io sono Federico Grabau e la villa appartiene alla mia famiglia da 150 anni. La villa fu costruita su dei vecchi resti precedenti intorno al 1510 dalla famiglia Diodati. La villa passò dopo i Diodati intorno al 1650 alla famiglia Orsetti, che è una famiglia molto importante di Lucca, e rimase nella famiglia Orsetti per circa 200 anni e dopo, per delle vicende familiari, passò ai Cittadella e da questi fu comprata da Rodolfo Schwarz, che era un ricco banchiere tedesco che aveva sposato Carolina Grabau nel 1860. Il giardino della Villa Grabau ha subito dei cambiamenti nel corso dei secoli, è un giardino che attualmente è su una superficie di 7 ettari, c'è una parte a sud che è un giardino prettamente all'inglese, composto da molte essenze, da molti alberi secolari. La parte a nord della villa, dove c'è il giardino all'italiana, ci sono 3 vasche, e 2 sono arredate con dei mascheroni in bronzo che risalgono probabilmente al tardo manierismo fiorentino. Le attività principali della villa oggigiorno sono dunque il parco e la villa stessa. Al piano terra ci sono degli arredi della famiglia e dove si possono vedere come si sono evolute le pitture all'interno dei vari saloni. Organizziamo eventi, matrimoni, convegni e concerti nella limonaia seicentesca della villa. Il pranzo, la cena di matrimonio viene svolta all'interno della limonaia stessa, che ha una capienza per 250-300 persone e che ha delle cucine limitrofe. Spesso il cocktail, l'aperitivo si fa all'esterno o davanti alla limonaia stessa, o intorno agli ovali e alle piante di limoni nella parte a nord del giardino all'italiana. Nel giardino della villa ci sono 3 case che affittiamo settimanalmente lungo l'arco di tutto l'anno. E 2 case sono nella parte a nord del giardino della villa, una si chiama la casa di Orazio, ha una capienza per 10 persone, l'altra, la stalletta, può ospitare da 4 a 6 persone. E queste due case hanno un'unica piscina che è in comune e in un giardino limitrofo, una piscina circolare. L'altra casa che invece è nella parte a sud del giardino si chiama la casa di Annadora, è una casa molto particolare, una casa molto grande, è composta da due saloni, una cucina, quattro camere a letto e tre bagni, e ha un giardino privato a sua completa disposizione e ha un gazebo molto caratteristico e una piscina rettangolare di 7 metri per 14.